la costa ventosa della Turchia nord-occidentale, delle misteriose rovine risalenti a migliaia di anni fa. È possibile che questa sia la città di Troia? Secondo la leggenda, Troia si erge sulle pianure costiere dell'Asia Minore. È la città più potente della regione, in cui risiedono più di 10.000 persone. Il suo cuore è la cittadella, protetta da possenti mura di pietra. Fuori dai suoi cancelli c'è un dono da parte dell'esercito greco, suo nemico, che assedia la città da 10 lunghi anni. Si tratta del colossale cavallo di legno che provocherà la distruzione di Troia. C'è qualcosa di vero in questa storia? L'archeologo Brian Rose fa scavi in questo sito da circa 30 anni. Sta studiando quanto ci sia di vero nella leggenda. La storia della guerra di Troia è uno dei racconti più antichi e famosi di tutto il mondo. La prima trascrizione è attribuita all'autore greco Omero intorno al 750 a.C. La città e il suo assedio sono immortalati nel poema epico noto come l'Iliade. Omero lascia dei riferimenti alla posizione di Troia in tutta l'Iliade e i dettagli sono così precisi che gli storici si chiedono se fosse un luogo reale. Secondo la leggenda, i greci partono con 1.000 navi e attraversano il mare per attaccare Troia. L'assedio della città va avanti per 10 anni. La guerra giunge a una conclusione grazie a un espediente. Un monumentale cavallo di legno col ventre cavo in cui sono nascosti i guerrieri greci viene lasciato alle porte di Troia in piena notte. Una volta all'interno, i guerrieri scendono dal cavallo, aprono le porte della città e Troia viene distrutta. Gli studiosi cercano da secoli l'ubicazione di Troia. In Turchia nord-occidentale trovano una vasta collina, dal cui sottosuolo riemergono i resti di una città a un tempo potente. I bastioni imponenti di una torre di guardia fortificata fiancheggiano l'ingresso. È uno dei tre punti d'accesso principali nelle alte e spesse mura in pietra e mattoni di terra. All'interno, la città si estende per 2 ettari, con grandi abitazioni una accanto all'altra, che cercano di farsi spazio nella sicura cittadella. E a guardarle tutte dall'alto, l'enorme complesso del palazzo. Questa è la sede del potere e della ricchezza, una robusta fortezza che domina il paesaggio. Le caratteristiche corrispondono, quindi potrebbe essere questa la leggendaria città di Troia? Brian è in cerca di prove. Il primo indizio si trova proprio nelle spesse mura. Omero descrive le mura di Troia come possenti e altissime, come quelle che vedete alle mie spalle. Se guardiamo il bastione nord-orientale, corrisponde perfettamente alla descrizione. Questo ingresso in rovina a sud della città fornisce ulteriori prove.